un simbolo dell'autismo è proprio il puzzle celeste. Il nostro pulmino è un pezzo importante di questo puzzle e fa parte di un puzzle molto più grande che rappresenta la nostra associazione. 14 anni fa abbiamo iniziato a costruire questo grande puzzle e, come normalmente si fa, abbiamo iniziato dalla cornice, che è la parte più semplice, ma anche, diciamo, quella più importante, perché delinea la traccia di quello che noi stiamo facendo e che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo. Anno dopo anno abbiamo aggiunto molti pezzi nel puzzle, però dico, lasciatemelo dire, non è importante quanti pezzi noi abbiamo aggiunto a questo puzzle, ma la qualità dei puzzle che stanno all'interno di questa grande famiglia. L'importante è che ognuno di questi pezzi dia un contributo, come effettivamente fanno, chi più e chi meno, dico, non ha importanza. L'importante è che ogni singolo pezzo sia collegato all'altro con un legame speciale, un legame solidale, che è proprio quello che vuole rappresentare l'associazione Teach Our Soulus. Il pulmino è per noi, diciamo, la realizzazione di la prima pietra, diciamo, per iniziare a viaggiare verso l'autonomia dei nostri figli. Ci permetterà di spostarci autonomamente, di riuscire a portarli, iniziare a permettere loro di, diciamo, essere soli in questi nei transfer, e quindi anche durante le gare sportive, durante piccole gite. Rappresenta una gioia grande per noi e per loro. Stiamo iniziando a camminare, ora, diciamo, dobbiamo passare, diciamo, alla parte operativa. Abbiamo preparato il terreno e adesso dobbiamo pian piano iniziare a metterla, a viverla questa casa, a riempirla di gioia, di momenti belli, momenti di serenità, ma anche di crescita, perché quello che vogliamo è che i ragazzi siano sempre sostenuti, diciamo, con gli operatori che ci diano una mano a pian piano fargli conseguire obiettivi importanti di autonomia, ma anche momenti per loro di amicizia, di condivisione. Siccome noi aiutiamo con quel poco di soldi che raccogliamo diverse attività palermitane, ma anche all'estero, ma in questo momento prevalentemente palermitane, abbiamo pensato che è una cosa bella poter dare un contributo a questa associazione che si occupa, appunto, di ragazzi con difficoltà, e quindi per loro sarebbe stata una cosa molto importante avere un pulmino per poter andare a fare le varie attività. E avevamo questa disponibilità, perché grazie a Dio, insomma, cioè, 5 per 1000 in questi anni di ristrettezza, diciamo così, è arrivato sempre. E quindi abbiamo deciso di destinare una cifra per dare una mano a loro. Poi hanno avuto altri contributi e quindi, diciamo, poi siamo stati cooperanti. Questa iniziativa del pulmino è nata attraverso, diciamo, l'interesse da parte del presidente dell'associazione, che è peraltro nostra cliente già della filiale di Casteldaccia. L'abbiamo inserita tra i progetti papabili per essere finanziati ed ha vinto, diciamo, una sorta di contest attraverso il quale è stato, diciamo, assegnata una cifra per l'acquisto del pulmino. Funziona esattamente così. Dal 2011 ad oggi abbiamo elargito circa 2 milioni di euro a 180 associazioni onlus siciliane. Per cui, come ha detto il nostro regional manager Salvatore Malandrino, per noi è un grande onore e privilegio poter essere sul territorio della Sicilia e poter dare questo aiuto, diciamo, alle onlus sparse per le varie province. È molto bello, penso che con questo pulmino potremmo fare delle gite, dei viaggi. Spero che piaccia ai ragazzi e a tutti quelli che mano a mano nel tempo usufruiranno di queste attività. Con il pulmino andiamo a mare, a parco, sono felice. Il trasporto per i ragazzi disabili come i nostri è fondamentale anche perché è un momento in cui loro stanno insieme intanto sul pulmino, ma soprattutto anche per i genitori, per le famiglie, per la vita quotidiana e la gestione della vita quotidiana di tutti noi. Quindi questo è veramente un grande dono che serve per migliorare la vita sia dei nostri figli ma anche delle famiglie. Io questo tendo sempre a dirlo, perché è tutto un complesso che, diciamo, sta insieme, e quindi il trasporto per i ragazzi disabili attraverso questo pulmino
veramente è importantissimo. Per noi e per le nostre attività questo pulmino non è solo un mezzo di trasporto, è quello che permetterà ai ragazzi di passare delle giornate al mare, di fare delle passeggiate in centro a Palermo o anche fuori dalla provincia. Quindi non è solo qualcosa che dà modo di spostarsi semplicemente, ma è proprio qualcosa che apre alla possibilità di tantissime attività interessanti per i nostri ragazzi.